Domenica 14 novembre si correrà tra le bellezze paesaggistiche e monumentali della città. L'appuntamento è con la prima edizione della italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, gara sulla tradizionale distanza di 42 km 195 metri che torna dopo 7 anni ed avrà come testimonial gli olimpionici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi. Ci abbiamo tenuto a fare di tutto nel tempo, veramente in tempi record, proprio per consentire questa manifestazione che è importante, come anche del resto le altre. So che a febbraio ci sarà anche la Half, la mezza maratona, proprio per dare un primo segnale, insomma, che il comune c'è e chiaramente accoglie tutte le offerte sportive possibili, insomma, perché siamo, per noi è importantissimo lo sport. Una giornata all'insegna dello sport accompagnata da eventi di aggregazione, spettacolo e di promozione turistica. Il percorso con partenza e arrivo in Piazza del Plebiscito costeggerà per gran parte il mare, dal lungomare Caracciolo al Molo San Vincenzo, e sarà chiuso al traffico veicolare dalle 8 alle 14. La gara è organizzata dalla SSD Neapolis Marathon e da venerdì 12 novembre aprirà il villaggio in Piazza Plebiscito con iniziative dedicate allo sport e alla sana alimentazione. Corriamo tutti quanti insieme nel rispetto della normativa vigente, ovvero saremo circa un poco più di un migliaio, 1200-1300 concorrenti che faranno la maratona e la mezza maratona, rispettando un protocollo preciso, naturalmente, ovvero sia essere in possesso del Green Pass, correre i primi 500 metri dove i concorrenti sono ancora più affollati prima di sfilarsi insieme con la mascherina. Dopo i primi 500 metri la mascherina verrà messa al braccio e successivamente, se sarà persa, buttata o altro, sarà consegnata all'arrivo. Avremo un tratto assolutamente insolito, ma molto bello e particolare, che è il Molo San Vincenzo. Noi, grazie all'autorità del porto e la Marina Militare, possiamo correre sul Molo San Vincenzo per 4 chilometri per ogni giro, sono due giri uguali, mezza maratona e il doppio che la maratona, e quindi potremo correre meravigliosamente in un luogo dove prospettive paesaggistiche, il mare, il porto si ammireranno in una prospettiva del tutto insolita e poco conosciuta dai cittadini, perché il luogo non è accessibile.